puntata del programma, la Bibbia è meravigliosa. Ramatuon, Ichmelinen, Varnastite, Olente, Io, Sanon, Ichmelinen, Ramatuon, Ichmelinen, la Bibbia è meravigliosa. Continuiamo col nostro lavoro. Eravamo rimasti a questo schema l'ultima volta. Abbiamo visto la situazione in cui ci troviamo in ogni istante della nostra vita. Siamo influenzati da elementi vari, gli istinti, i livelli mentali, conscio, subconscio e inconscio. Abbiamo visto che l'inconscio è determinante, molto importante, perché contiene il 99,9% delle informazioni che abbiamo ricevuto nella vita e non le ricordiamo. E la scrittura dà un'idea di questo inconscio quando parla di le tenebre, il buio, non vediamo, siamo come camminiamo al buio, non vediamo, non sappiamo niente. Milioni, miliardi di informazioni sono arrivate a noi e non le ricordiamo, ma sono in noi, ci hanno formato, ci formano, ma noi siamo al buio. Mica Ramato Sano, siamo al buio, come dice la Bibbia, non possiamo vedere. Le tenebre. E allora noi andiamo in un cammino disperato, un cammino, non sappiamo, e c'è il buio davanti a noi, è come un aereo nelle nuvole, e davanti a noi c'è il buio. Camminiamo ma non sappiamo dove andare, siamo completamente disperati. In questa situazione non sappiamo niente, siamo disperati. Allora, quando non conosciamo il Signore, quando siamo lasciati a questa situazione senza niente da parte di Dio, che cosa succede? Abbiamo detto, siamo stati creati a immagine di Dio, abbiamo un'intelligenza, abbiamo un sentimento, abbiamo una volontà. Allora, quando senza questa situazione ci domina, senza intervento di Dio, quando prendiamo delle decisioni riguardo all'intelligenza, quando con la nostra intelligenza prendiamo delle decisioni, noi agiremo o con la menzogna diretta, proprio la menzogna diretta, o con la ipocrisia. Tutti quelli che non conoscono il Signore vivono o mentendo, dicendo bugie, o essendo ipocriti, facendo finta di dire la verità. In realtà non si dice la verità, ma si fa finta, si fa capire di voler dire la verità agli altri, ma non si dice la verità. Oppure la menzogna diretta, vera, totale. Riguardo al sentimento, come si agisce senza il Signore in questo mondo? Come si agisce? In questo mondo si agisce riguardo al sentimento o con l'odio diretto, l'odio, oppure con la indifferenza. Indifferenza. Non mi interessa. Ci sono persone che soffrono, non mi interessa. O le odio, le voglio uccidere le persone. E mi trattengo magari per non andare in galera, ma voglio fare del male intorno a me per averne dei vantaggi. Però mi trattengo perché sennò poi sto in prigione e non si sta bene. Ma se fosse per me li ucciderei tutti e vivrei come voglio io, senza regole, senza leggi, senza niente. Oppure mi comporto con indifferenza. Le persone stanno male e a me non interessa niente. Mi interessa solo la mia situazione, non mi riguarda quello che fanno gli altri. Questo è il comportamento dell'uomo senza il Signore. Riguardo alla volontà, dobbiamo prendere delle decisioni con la volontà, fare delle scelte. Queste tre caratteristiche, ripeto, sono quelle che fanno parte della nostra, sono l'espressione della nostra personalità. Quindi anche con la volontà noi dobbiamo prendere delle decisioni, fare delle scelte. Che cosa decidiamo nella nostra vita? Noi di solito decidiamo semplicemente per l'egoismo. Noi ricerchiamo solo, prendiamo le decisioni che sono per il nostro interesse, il nostro bene, il nostro piacere, l'egoismo. E in molti casi, anche fra i giovani oggi è molto diffuso, invece nell'egoismo c'è l'apatia. L'apatia. Cioè il non fare niente, non fare niente. O proprio
io agisco per il mio piacere oppure non faccio niente. Sto lì, aspetto, non mi interessa niente, aspetto e basta. Non agisco in maniera positiva, aspetto in maniera negativa. Questa è la situazione drammatica dell'umanità, questa è la situazione drammatica di tutti gli esseri umani. Ma abbiamo visto nelle precedenti trasmissioni che è possibile essere giustificati, è possibile avere fede in Gesù. E questo è un dono di Dio, è la grazia di Dio, avere fede in Gesù e cambiare la nostra vita, nascere di nuovo, vivere con una vita diversa. Allora, se abbiamo fede in Gesù, Gesù, per mezzo dello Spirito, viene ad abitare dentro di noi. Gesù vive in noi. L'Apostolo Paolo dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, per mezzo dello Spirito. Quando questo avviene, Cristo prende possesso di tutto il nostro essere. Cristo prende possesso di tutto. E Gesù è Dio, Gesù è Dio. Tutte queste cose lui le conosce. Noi non conosciamo il nostro inconscio, non lo conosciamo, tutte le informazioni ricevute nella vita non le conosciamo, ma Gesù le conosce. Quando Gesù prende possesso di tutto il nostro essere, la nostra situazione è completamente diversa, non camminiamo più nel buio, perché Gesù conosce tutte queste cose, tutte. Lui prende possesso della nostra vita e ci conduce per mano, non più nel buio, ma nella luce, valos, nella luce. Quando Gesù entra in noi, camminiamo nella luce. Le tenebre non ci sono più, c'è la luce, perché Gesù è la luce. Gesù ci dà la luce, Gesù è la luce, è in noi e noi viviamo nella luce, dice la Scrittura. E allora, Efesini capitolo 5, versetto 9, dice: eravate figli delle tenebre, eravate figli delle tenebre. Efesini 5, versetto 9, eravate nelle tenebre, ma adesso siete figli della luce. Questo significa: la luce è entrata in voi, Cristo in voi, la luce. Valo, la luce è entrata in voi. E adesso allora dovete comportarvi come figli della luce. E che cosa dice? Andiamo a vedere Efesini capitolo 5, lettera agli Efesini capitolo 5. È un versetto bellissimo. Dice: eravate figli delle tenebre, ma ora siete figli della luce. Versetto 8 del capitolo 5. Ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figli della luce. Figli di Dio. Il frutto della luce, versetto 9, Efesini 5, versetto 9. Il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Allora, quando la luce entra in noi, con l'intelligenza noi cercheremo la verità. Con il sentimento cercheremo la bontà, l'amore. Totus iarakkaos. E con la volontà cercheremo la giustizia. La giustizia, oikeus vai vanurskaus, la giustizia. Quando la luce entra in noi, Efesini 5, 9, la nostra intelligenza cercherà la verità, il nostro sentimento cercherà l'amore, la nostra volontà cercherà la giustizia. Questa è la trasformazione che Dio fa in noi quando accettiamo la salvezza che ci dona gratuitamente per la fede in Gesù.
non più nelle tenebre, ma nella luce. Non più odio, indifferenza, apatia, egoismo, ipocrisia, menzogna, non più, ma amore, verità, giustizia. Questo è l'insegnamento della Bibbia. La Bibbia è meravigliosa. Bene, continuiamo con le nostre analisi. Continuiamo con le nostre analisi e passiamo a un altro argomento. È interessante vedere nel Vangelo di Giovanni che vengono attribuiti a Gesù 14 titoli. 2 per 7, 14. 14 titoli nel Vangelo di Giovanni. E questi titoli sono uno in corrispondenza dell'altro. Adesso cerchiamo di vederli e di fare una struttura di questi titoli. Perché, come vi dico tante volte, la Bibbia è tutta perfetta, è tutta strutturata, meravigliosamente, anche nell'insegnamento. In questo caso si dice che Gesù è tante cose, è la parola, è il giudice. Adesso li vediamo tutti a 14, questi titoli che vengono dati a Gesù nel Vangelo di Giovanni. E li mettiamo in struttura, in armonia. Quindi, nel Vangelo di Giovanni, Vangelo di Giovanni, 14 titoli, li possiamo mettere in struttura in questo modo. Adesso li mettiamo in struttura. Cosa si dice nel Vangelo di Giovanni allora del Signore Gesù? Prima di tutto, capitolo 1, versetto 1, si dice che Gesù è la parola sana, alus oli sana. E la parola si è fatta carne al versetto 14, quindi capiamo che Gesù, quindi sono titoli di Gesù. Gesù è Jesus on, Gesù è la parola, ma non è solo la parola, è anche il maestro, l'insegnante, opettaia, sana, ya opettaia, insegnante della parola, è la parola, ma è anche l'insegnante della parola, e questo al versetto 1:38 del Vangelo di Giovanni. È la parola e è il maestro. È la parola Gesù, ma è anche il creatore. È scritto proprio nel capitolo 1, versetto 3. Capitolo 1, versetto 3. È scritto che tutte le cose sono state fatte per mezzo di lui. E nessuna delle cose fatte è stata fatta senza di lui. Gesù è la parola e il creatore. Infatti, quando Dio parla, vi ricordate in Genesi? Dio parla, Dio dice. Quando Dio dice, le cose sono create. E quando Dio parla è Gesù, perché Gesù è la parola. Parola creatrice. Dio parla, Gesù crea, la parola è Gesù. Gesù è la parola, Gesù è il creatore. Quindi la parola, ma il maestro, l'insegnante della parola. Parola e creatore per mezzo della parola. E che cos'altro si dice in Giovanni? Adesso mettiamo un altro elemento qui. Si dice che Gesù è il principio. Il principio. E questo si dice in 8:23, Giovanni 8:23, Johannes Evangelium anche lui, 8:23, il principio. E infatti è il principio della creazione, si dice anche nella lettera ai Colossesi, il principio della creazione. È la parola,
è il maestro, l'insegnante della parola è la parola, è il creatore con la parola, è il principio, è il maestro, è il principio ed è l'insegnante, è il tutto. Poi si dice che è il figlio. 1.14. Il figlio è la parola ed è il figlio di Dio. Però si dice anche che è il figlio dell'uomo. 1.51. In Giovanni si dice quindi che Gesù è il figlio di Dio ed è il figlio dell'uomo. Gesù è il figlio e dell'uomo. Gesù è, si dice, il Messia, il Cristo, e questo capitolo primo, versetto 17, il Messia, il Cristo, e Gesù è il Signore, Erra, il Signore, il principe, l'autorità, il re, 4.11, sempre del Vangelo di Giovanni, 4.11, Gesù è il Signore. Queste sono come delle frecce, vero? Che hanno un centro, tutto converge verso il centro. Gesù è il Santo. 6.69, il Santo, Püha, Gesù è l'agnello di Dio, il sacrificio, Karitza, Yumalan Karitza, l'agnello, 1.29, è il Santo ed è il sacrificio, l'agnello di Dio. Gesù è il Santo ed è come tale il giudice. Tuomari 5, 27, 30. Giovanni 5, 27, 30. Il giudice. Ma nello stesso tempo è il Salvatore. Pelastaia. Tuomari butta. Pelastaia, Salvatore. 4.42. Il Santo, il Giudice, il Salvatore, come agnello, dà la sua vita per salvare. E il Giudice dovrebbe condannare, ma dà la sua vita per salvare, come agnello di Dio. Perché è santo, essendo sacrificato, purifica come salvatore tutti noi. E quindi come giudice è soddisfatto, ma dà la propria vita come agnello di Dio per salvare. Santo, purifica. Giudice e salvatore. È la meraviglia. Rama tuoni chmeliren. Tuomari ya pelastaia. Pyva ya karitsa. Onichmellinen, è meraviglioso. E poi al centro viene detto che Gesù è Dio, Yumala, Jesus on Yumala, Gesù è Dio e Gesù è io sono. Mina Olen. Prima che Abramo fosse nato, dice ai farisei, io sono. Mina Olen. Questo vuol dire io sono Dio. Io sono Dio. Ma è il nome caratteristico del Vangelo di Giovanni, questo io sono. Allora vedete la struttura perfetta dei titoli di Gesù nel Vangelo di Giovanni.
io sono. Dio è uno, uno, viene detto capitolo primo, versetto 1, si dice che Gesù è Dio, e io sono c'è tante volte nel Vangelo di Giovanni, ma per esempio 4:26, però c'è un sacco di volte questo titolo nel Vangelo di Giovanni. Ancora una volta vediamo una struttura insegnata dalla parola di Dio assolutamente perfetta. Vedete come ogni elemento si unisce all'altro e sono concentrati verso il centro, la verità più importante, che è il fatto che Gesù è Dio. Tutto tende al fatto che Gesù è Dio. E queste sono le sue manifestazioni via via nella vita terrena, le manifestazioni di Gesù, quello che lui ha fatto, quello che lui è. Ma la verità più importante è quella centrale. Gesù è Dio, io sono. Questo fatto è molto importante, perché tutta la fede cristiana è basata sul fatto che Gesù è Dio. E molte volte ricevo ancora una volta, devo dire, ricevo domande e cerco di rispondere. E molte volte scrivono dei testimoni di Geova che invece dicono che Gesù non è Dio, ma è una creatura di Dio. Ultimamente dicono che è l'Arcangelo Gabriele, eccetera. Comunque non è Dio, ma l'insegnamento proprio storico dei testimoni di Geova è che Gesù è creato da Dio, ma è la più importante delle creature di Dio. Un Dio con la D minuscola. Infatti loro lo scrivono con la D minuscola quando credono si debba trattare di Gesù. E invece Gesù è assolutamente Dio, e secondo la scrittura si può dimostrare in maniera perfetta. Quando viene un testimone di Geova a casa vostra, fategli leggere due versetti, Esodo 3:14 e Giovanni 8:48. Esodo 3:14 e Giovanni 8:48. E Giovanni 8:48. Quando arriva un testimone di Geova, fategli leggere questi due versetti. Questi due versetti dimostrano che Gesù è Dio. Infatti in Esodo 3:14 Mosè chiede a Dio: cosa dirò ai figli di Israele? Se mi chiedono chi ti ha mandato, che cosa rispondo? E Dio gli dice: dirai così ai figli di Israele: io sono, mi ha mandato da voi. E poi aggiunge Dio: io sono colui che io sono. Quindi in Esodo 3:14 è chiaro che il nome di Dio è io sono. Lo dice, il mio nome è io sono, colui che io sono. Sembra strano, ma indica la pienezza della deità, della divinità. Dio è io sono. Quando dice io sono, vuol dire che è Dio. E infatti quando i soldati vanno ad arrestarlo, le guardie dei sacerdoti vanno ad arrestare Gesù, quando Gesù dice io sono, le guardie cadono per terra, perché praticamente lui ha detto io sono Dio. E allora le guardie dicono: mamma mia, questo è Dio, dice di essere Dio. E rimangono scioccati, rimangono, svengono, cadono per terra. Io sono. Gesù, Dio dice a Mosè: io sono. E adesso andate Giovanni 8:58. Ai farisei, gli chiedono: ma chi sei? Allora qui da dove vieni? E lui dice: io, prima che Abramo fosse nato, io sono. Ed è la stessa cosa di Esodo 3:14. Quindi Dio che parlava a Mosè in Esodo 3:14, in Esodo capitolo 3, è Gesù. Gesù e il Dio che parlava con Mosè dal pruno ardente sono la stessa persona. Gesù afferma di essere lo stesso Dio che parlava con Mosè. Quindi Gesù è perfettamente Dio. E quindi i testimoni di Geova questo non lo riconoscono. Infatti hanno cambiato la traduzione. Invece di dire, invece di tradurre in Giovanni 8:58,
prima che Abramo fosse nato io sono, hanno tradotto prima che Abramo fosse nato io ero. Non io sono, ma io ero. E invece l'originale dice ego eimi, io sono senza ombra di dubbio. E anche in Esodo 3,14 dicono chi mi ha mandato, dice Mosè, io mostrerò di essere qualcosa del genere. Non traducono io sono, ma in ebraico c'è Yehyeh, che è sicuramente, assolutamente io sono. Ma hanno cambiato la traduzione, invece di io sono, io mostrerò di essere. E in Giovanni invece di io sono, io ero. Così loro possono dire che sono personaggi diversi. In realtà si tratta proprio della stessa persona. Gesù è assolutamente e perfettamente Dio. E questa è la garanzia della nostra salvezza, della nostra vita cristiana. Il centro di questa struttura. Dio, io sono. Gesù è Dio, Gesù è io sono. Io sono vuol dire che lui è sempre stato, è e sempre sarà. Esiste sempre, è Dio, non ha avuto un inizio e non avrà una fine. Gesù è sempre esistito come Dio. E oggi Gesù è il nostro Dio, oggi Gesù vive dentro di noi, quindi dentro di noi vive Dio. È una meraviglia questo fatto. Dentro di noi vive Dio per mezzo dello Spirito Santo. Che grande verità, che meraviglia per la nostra vita. Dentro di noi Dio vive per mezzo dello Spirito Santo. Abbiamo una grande responsabilità, cari amici. Annunciamo la salvezza in Gesù per la semplice fede. Niente da pagare, non bisogna essere intelligenti, va bene tutto. Tutto è compiuto alla croce, in Gesù. Dobbiamo solo credere, accettare, ricevere. Alla prossima, grazie per l'attenzione.